La Family Run e la Dogs and Run aprono il fine settimana della Maratona di Ravenna. Tantissime persone si sono ritrovate nella mattinata di sabato al Pala d'Andrea, dove è stato allestito un villaggio accoglienza per la partenza delle due corse. Un doppio appuntamento che ormai ha creato i suoi fedelissimi. È il quarto anno che facciamo. Quindi ormai è un'abitudine. Eh sì. Nonostante la male del cane partecipiamo lo stesso. È già la terza volta che vengo, eh. E come si è trovato? Bene. Vengo a fare un giro con il mio cagnolino e facciamo il nostro giretto. E stiamo in compagnia. Di più grandi iscritti in gara oggi. Sì, in fatto di peso forse facciamo il record. Sono già 5-6 anni che partecipiamo tutti gli anni. Con loro, con lei da 5 anni, con lei dall'anno dopo. Ed è sempre divertente. Direi che i cani sono già pronti a partire. Sono molto carichi, sono già pronti. Le padrone sono cariche? Carichissime, i cani di più però. Siete forse i concorrenti più giovani in gara, mi pare un attimo di capire. Lui sicuramente, ha tre mesi e mezzo. Come mai siete qua? Perché per condividere un'esperienza col cane, soprattutto anche con lui che è appena arrivato. E per passare una bella giornata di famiglia, ecco. Prima volta? Sì, prima volta, per tutti e quattro. Che cosa vi aspettate? Di divertirci. Andiamo tranquillamente, facciamo la nostra camminata e cerchiamo di divertirci. Come mai avete deciso di partecipare? È già il secondo anno che veniamo, perché è un'iniziativa carina, i cani stanno bene, siamo in mezzo alla gente, ne vale la pena. In mezzo agli altri cani invece come stanno? Poi l'anno scorso si sono comportati bene, quest'anno sono un po' più agitatini, però ce la facciamo. Chi è che corre più veloce? Lei, e poi non è veloce neanche lei. I cani ovviamente, le padrone. Vengono trascinate praticamente. È una lotta perché ne usa qua, ne usa di là, di qua e di là, come si arriva quando si arriva. Ma normalmente andate a correre insieme, passeggiare? Adesso facciamo una passeggiata dall'anno scorso, perché abbiamo provato anche a correre ma è un po' problematico, anche perché non sono da corsa e dopo un chilometro si fermano. Certo, passeggiare sempre. Dopo all'arrivo un premio per il cane o per il padrone? No, per il cane il premio, e c'è la sua medaglietta. No, per i cani, abbiamo il premio che ci hanno dato e saranno contentissime. Che cosa vi aspettate da oggi, da questa giornata? Ritrovarci qua con tanta altra gente che ha piacere di stare insieme.